Frankie Kazarian è stato il, diciamo, l'ultimo ospite dei AEW Unrestricted una settimana fa e oggi sono qui per raccontarvi un paio di cose che ha detto. Ne ha dette tantissime, tutte molto belle e interessanti, per cui l'invito è quello di andare ad ascoltare quello che è stato l'episodio di Unrestricted con lui come protagonista. Aubrey Edwards e Tony Schiavone hanno fatto come sempre un ottimo lavoro, mi hanno dato tantissimi spunti e ho dovuto davvero davvero far fatica a trovare quelle che sono le cose più importanti da dire. Allora ne ho scelte semplicemente qualcuna e sono qua per raccontarvele, ovviamente come sempre, dopo la sigla. Benvenuti a tutti, quindi io sono Stefano di AEW Italian Podcast, la voce di questo progetto, e sono qua per parlarvi di Frankie Kazarian, un lottatore che io conosco dai primi anni 2000, nel momento in cui ho cominciato ad affacciarmi al mondo della TNA. Lui era uno dei nomi di punta della X Division e nel 2004 ho avuto delle bellissime faide, dei bellissimi scontri con atleti che sono diventati anche molto più famosi di lui, sono stati più gettonati di lui. Questo non vuol dire che lui abbia meno qualità, anzi. Sono state un po' di cose strane che sono arrivate nella sua vita, nella sua carriera, un po' di contratti che probabilmente l'hanno un pochino chiuso a un certo punto e niente, lui semplicemente non è riuscito ad affermarsi come certi altri nomi, ma non ha nulla da invidiare a questi altri nomi appunto. Frankie Kazarian è un lottatore di grandissimo spessore ed è stato sempre riconosciuto come tale, anche se mi ha fatto molto molto ridere il pensiero che lui abbia fatto anche dei ruoli da attore e sia anche quasi finito a fare un reality. Ebbene sì, ha fatto come ruolo d'attore una parte in Glow, la serie TV di Netflix che sicuramente tutti avrete visto, ma è stato anche scritturato, ha fatto il provino e poi ha deciso di non andare a un reality molto interessante, un reality di speed dating, in cui ovviamente prendevano delle categorie di persone e le facevano partecipare a questo gioco. E qui un po' si scopre la natura dei reality, no? Lui gli viene chiesto di presentarsi, quindi di fare una sorta di promo di se stesso, e lui ovviamente fa questo promo in cui dice: sono Frankie Kazarian, ho 8 anni, faccio il lottatore professionista, insomma, le cose che normalmente avrebbe detto chiunque voleva presentarsi. Al che gli fanno: beh, puoi rifarlo per favore? Semplicemente sciogliti i capelli, perché lui aveva una coda di cavallo non indifferente. Beh, sciogliti i capelli. Inoltre, mettiti su questo top attillato e fallo da bad boy. E lui, ok, ha accettato, lo ha fatto, ma non si è sentito a suo agio. Quindi, quando l'hanno chiamato per dirgli: ehi, puoi venire a fare il programma con noi? Lui gli ha detto: no, non è proprio una cosa che mi va di fare. Ed è interessantissima questa cosa, perché in realtà sarebbe stata magari anche uno sbocco per un altro tipo di carriera, invece no, ha preferito mantenere quello che era il suo modo di essere e di rappresentarsi come atleta. Ha fatto anche molto bene. Hanno parlato di tantissime cose e sicuramente dal punto di vista del wrestling tantissime cose le saprete già, allora ve ne vado a raccontare un paio che magari non si sanno. La prima è che lui suona il basso. Sua nonna era una musicista, gli ha regalato un basso quando lui si è diplomato e lì ha cominciato a suonarlo, e adesso suona in due metal band, una delle quali è soltanto una band per registrare del materiale, l'altra invece è anche una band con la quale si esibiva quantomeno prima della pandemia un paio di volte al mese, e ha intenzione, tutte le intenzioni del mondo, per tornare a calcare i palchi non appena sarà possibile farlo, una cosa che gli manca molto e che ci auguriamo possa fare al più presto. Lui aveva due sogni nella vita: fare il bassista e il lottatore. Vabbè, bravo Frankie. Considerato poi anche che hai sposato Tracy Brooks, diciamo che hai fatto veramente tutto quello che avrei voluto fare anch'io. E sostanzialmente ha raccontato anche del fatto di come sia un amante dei sigari, una cosa molto particolare, di come si sia trovato con Cody, e anche lui molto amante di sigari, abbiano parlato e chiacchierato a tal proposito per un po' di tempo e poi abbiano deciso qualche anno fa di creare una loro linea di sigari che è disponibile, se volete provare ad acquistare probabilmente si può anche fare, se siete negli Stati Uniti lo potete fare. Hanno anche fatto degli eventi di wrestling sponsorizzati da questa marca di sigari, dove loro facevano dei meet and greet con gli spettatori fumando sigari tutti insieme. Una cosa molto particolare, molto peculiare, che insomma mi ha fatto sorridere. Io non fumo i sigari, quindi non è un problema per me, però deve essere molto divertente quando hai la possibilità, le capacità di prendere una cosa che è una tua passione e farla diventare un business. E loro lo hanno fatto, quindi
buon per loro, beati loro. Sono tantissime le cose interessanti che ha raccontato, vi chiudo un attimino con questa, perché dato che il tema delle action figure noi l'abbiamo già trattato, ne abbiamo diverse qua, e insomma ne abbiamo già parlato altre volte, presto uscirà l'action figure di Frankie Kazarian e lui è molto contento, per due ragioni soprattutto. La prima è quella che così suo figlio potrà picchiare l'action figure anziché picchiare lui, e mi ha fatto molto sorridere questa scena del figlio che gioca con lui picchiandolo, e anche a questo punto potrà picchiare quanto gli pare l'action figure. E dall'altra parte ha raccontato che lui di fatto la considera la sua prima action figure, perché sì, è vero, ne ha avuta una con la TNA, però ha detto che sostanzialmente gli hanno fatto un'istantanea, hanno creato l'action figure su una scena, un modello di una gimmick con un attire e dei capelli terrificanti che lui ha avuto per un solo mese. E ogni volta che lui ripensa al fatto che ha avuto già un action figure dice: wow, ho avuto un action figure, però caspita, è come se mi avessero preso nel momento peggiore della mia vita, mi avessero fatto un ritratto e l'avessero portato davanti agli occhi di tutti. Ed è una cosa particolare, quindi Frankie, non ti preoccupare, cercheremo di avere anche le tue action figure e faremo tutto quello che serve per farla diventare uno dei pezzi più pregiati e faremo dimenticare completamente quella della TNA. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver ascoltato fino a qui questo episodio di Beyond AEW. Torniamo la prossima settimana con un nuovo episodio per il nuovo ospite dell'Unrestricted. Finché loro avranno ospiti, noi avremo materiale per parlare. Cosa possiamo fare se non andare avanti di settimana in settimana? Quindi vi ringrazio, vi do appuntamento a tra 7 giorni con Beyond AEW. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Noi ci risentiamo, alla prossima!